Benvenuti a tavola è un programma presentato da Ferrcom a Belluno e a Busche. Buon mercoledì, benvenuta Marianna. Grazie. E naturalmente benvenuti a tavola, la striscia quotidiana in onda su Telebelluno, location Gioric. Questa settimana abbiamo una food blogger che viene da Pieve di Cadore e se cercate nei motori di ricerca Marianna Zande Giacomo arriverete dritti nella sezione di Giallo Zafferano, che tra l'altro insomma è un blog che ha una certa valenza in Italia, arriverete dritti alla sezione delle sue ricette. Tu sei iscritta alla Federazione Italiana Cuochi, ma mi dicevi che hai anche un qualcosa in più nel tuo curriculum che fa bene. Sì, sono insegnante di cucina italiana, sono iscritta all'AICI, che è l'associazione insegnanti di cucina italiana proprio. Oggi che cosa si fa? Oggi facciamo dei biscottini con una ricetta a riciclo, dei biscottini con il panettone. Ah sì, perché l'Epifania in teoria le feste le ha già portate via, noi l'abbiamo passata da qualche giorno, ma ognuno di noi in casa possiede sicuramente un panettone o un pandoro. Allora, pochi ingredienti ma dacceli. Sì, panettone o pandoro o anche tutti e due, burro, zucchero a velo, un uovo, cacao, nocciole o gocce di cioccolata a vostra scelta. Ok, iniziamo con tagliare a cubetti il nostro panettone o il nostro pandoro, anche se è un po' più secco non ha importanza. Apriamo l'uovo, aggiungiamo anche il burro. Io ho deciso di aggiungere del cacao, ma come ho detto si può aggiungere un goccio di cioccolato o nocciole, noci, quello che è. Qualcuno magari ha gli avanzi di Pasqua della precedente, un po' di uovo a caso. Esatto. No, però è vero, perché tendenzialmente buttiamo via un sacco di cose, sì, purtroppo. Infatti uno dei miei corsi è appunto la cucina senza spreco, perché ci sono un sacco di cose che si buttano via senza sapere che invece sono ampiamente commestibili e molto buone, tra l'altro. Esatto. A questo punto che cosa dobbiamo fare, Marianna? Adesso abbiamo impastato, preleviamo delle piccole palline, tipo delle noci, grandezza di una noce. Facciamo proprio delle sfere e le schiacciamo leggermente. Quindi facciamo delle polpettine. Polpettine, esatto. A questo punto andiamo in forno a 170 gradi, una decina di minuti, finché non fanno una piccola crosticina. Perfetto, andiamo in forno allora. Tempi difficili. Rendi più sicura la tua casa con Ferrcom, che ti propone delle super protezioni anti-effrazione come i particolari dispositivi che bloccano porte, finestre, scuri, serramenti, tapparelle e basculanti. Con Ferrcom puoi rendere tutti gli accessi alla tua casa a prova di ladro. Informati da Ferrcom a Busche e a Belluno. A questo punto i biscotti sono stati sfornati. Marianna, bisogna lasciarli raffreddare, vero? Sì, così riusciamo a spolverarli con lo zucchero a velo. Ok. Leggermente. Oggi ne abbiamo imparata una di nuova appunto sul riciclo, perciò tutti coloro i quali in casa hanno ancora i rimasugli del Natale, questa è un'ottima ricetta per portare in tavola dei biscottini tutti nuovi. Marianna, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo domani naturalmente a Benvenuti a Tavola.